Ciao a tutti ragazzi, da 100% Giugiaro, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si è giocata Parma-Frosinone, partita di Coppa Italia, valida per il quarto turno. Frosinone che esce sconfitto dal Tardini, dopo una partita che aveva visto un primo tempo privo di emozioni da parte nostra, con il Parma in vantaggio per 1-0, mentre nella ripresa Frosinone esce. Trova le soluzioni giuste e va al gol con Trotta che torna a segnare dopo le sfide di Coppa Italia di quest'estate. Poi da lì cambia la partita, il Frosinone cresce di ritmo e ha diverse occasioni per anche andare in vantaggio su tutte e due di Citro che spreca malamente. E poi al 90esimo il Parma trova il gol vittoria sul calcio di rigore. L'azione era nata tutta da un calcio d'angolo. Kučka poi si inserisce in area di rigore, arresta la sua corsa, Paganini che da dietro lo spinge e viene segnato il calcio di rigore. Segna Hernani che spiazza Jakubowicz. E quindi fa vincere il Parma che adesso affronterà la Roma. Nel primo tempo per il Parma invece aveva segnato Siligardi. Quindi dopo questo riepilogo diciamo subito che primo tempo veramente inesistente la manovra del Frosinone. Frosinone che viene schierato da Nesta con sempre il 3-5-2 che è un tanto turnover. Jakubowicz in porta, difesa con Capuano, Siminski e Salvi a centrocampo e Guelfi esordio per lui chi avevamo Tribuzzi As Vitale e Paganini sulla destra mentre in attacco Trotta e Madarrese quindi diciamo c'erano solamente tre titolari, quindi Capuano, As e Paganini. Il Frosinone nel primo tempo non riesce a impostare azioni degne di nota, anzi subisce la forza del Parma, la velocità, perde diversi palloni a centrocampo. Le uniche forse tentative sono stati un paio di calci di punizione, ma poca cosa. Il Parma esce dal primo tempo in vantaggio. Nel secondo tempo Nesta probabilmente ha dato la scossa giusta alla squadra. Piano piano il Frosinone è cresciuto fino a trovare il gol con Marcello Trotta, che finalmente spero anche per lui, come per Novakovic, che possa essere un gol liberatorio, perché ci serve Trotta, altrimenti è lui assieme a Novakovic, assieme a Dionisi Acciano che deve fare la differenza per il Frosinone, mentre non deve fare più la differenza per il Frosinone Citro, che a gennaio deve salutare un giocatore che a detta di Stirpe non avrebbe mai più indossato la maglia del Frosinone dopo i fatti di Frosinone-Palermo, è stato mandato in prestito l'anno scorso al Venezia, quindi ha pagato, nel senso che non ha fatto la Serie A, avrà pagato anche una multa da parte della società, però è tornato, ma i fatti sono fatti, Citro da inizio campionato quando ha giocato non ha segnato praticamente, quando ha avuto delle occasioni importanti le ha sempre sprecate, quando aveva compagni in posizione migliore per poter segnare non gliela passava mai, quindi un giocatore egoista e che è inutile in questo momento del Frosinone, quindi farebbe meglio la società a venderlo in gennaio se trova qualcuno, perché veramente mi ha rotto le scatole Citro. Cioè si è mangiato due gol, ma due gol potevano andare agli ottavi di finale di Coppa Italia. Cioè un errore della difesa del Parma che fa, se non ricordo male, un passaggio indietro. E lui riesce a anticipare il difensore, si porta davanti al portiere e la manda fuori.
aveva tutto lo spazio per mandarla alla destra del portiere, la manda a sinistra, fuori. Vabbè. Ma non bastasse questo, poco dopo sbaglia, cioè si ritrova un'altra volta defilato, comunque però in una posizione che è interessante per poter segnare. La manda la palla da tutta la fa attraversare la palla tutto lo specchio della porta, diciamo, sull'area piccola. In un'altra azione poi c'era stata una mischia in area di rigore del Parma, la palla gli è arrivata, lui proprio blandamente fa un tiro come tanto per farlo, c'è il difensore a 2 metri neanche, ma gli manda la palla addosso, ma cosa siamo. Veramente non è un giocatore che deve rimanere perché non si può più. Faccio i complimenti, ricordo, a Trotta perché nel secondo tempo ha giocato molto bene. Tribuzzi stesso, i Guelfi ha provato a far vedere qualcosa la sua prima partita. Male, se posso dire, Vitale, mi aspettavo di più, perché ha avuto poche occasioni anche in campionato. Quando è stato titolare quel paio di volte, quelle 2 o 3 volte, non ha reso come avrebbe potuto, e anche oggi, quindi, si è bocciato Vitale. In difesa, sono stati anche abbastanza attenti in difesa oggi, tranne qualche sbavatura, magari perché il Parma arrivava praticamente da tutte le direzioni. E vabbè, comunque si è tutto sommato ben comportata la difesa, anche Jacobucci ha fatto anche delle buonissime parate. Davanti c'è poi il primo tempo c'era Matarrese, ci ha provato a fare qualche ripartenza, ma nulla di che. Centrocampo as un po' sottotono, però magari ci può anche stare comunque. Lui che parte dall'inizio della panchina, lui è uno comunque che ha minutaggio. E Paganini invece era nervoso, ha fatto qualche fallo di troppo e ci ha costato il rigore. Poi siamo entrati, oltre a Citro, anche Zampano, che ha preso il posto di Guelfi e Brighenti, che ha preso il posto di Capuano. Però vabbè, la partita è andata così. Potevamo fare. Mancava quel pizzico quel qualcosa in più, potevamo andare agli ottavi di finale. Però adesso testa al campionato, c'è cioè la Juve Stabia. Vediamo un po' cosa accade. Però se giochiamo con una giusta mentalità, come abbiamo dal secondo tempo, quella delle ultime partite, possiamo far bene veramente. Per questo video è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace, condividere il video se vi va, vi lascio in descrizione la pagina Facebook, la Dana dei Leoni Gelazzurri, e noi ci vediamo alla prossima.